Carissime amiche e carissimi amici, eccoci qui, siamo pronti per questo Mi Scappa la Diretta, un po' in ritardo, vi chiedo scusa, ma come avete sentito, se avete visto l'intervista, il mio interlocutore aveva avuto dei grossi problemi con il computer. Comunque siamo qua. Allora, vi presento immediatamente un graditissimo ospite. Questo Mi Scappa la Diretta di oggi non vede solamente me, ma un ospite che vi presento subito, una persona che voi tutti conoscete perché in rete è molto noto grazie al canale che gestisce insieme ad altri. Carissime amiche, carissimi amici, eccoci qui, siamo pronti l'audio? Per questo Mi Scappa la Diretta. Ecco qua. Scusate, il computer stava già parlando, eccolo qui, Giuseppe Turrisi, carissimo Giuseppe di Accademia della Libertà, benvenuto e grazie per questa tua proposta, offerta di farci una chiacchierata insieme. Sì, no, grazie a te per l'ospitalità. Diciamo subito che un amico comune ha mandato un articolo a noi due, il che ci ha sollecitato una telefonata tra noi, insomma. Esatto, esatto. E poi diciamo che già nei giorni precedenti avevamo anche parlato di altre cose, tu avevi espresso il tuo consenso magari a permettermi di parlare agli ascoltatori di Accademia delle Libertà del mio Pecoglioni Italia Tour. E quindi magari se ti va potremmo spendere due parole per questa cosa che chi segue Salvo 5.0 conosce bene, invece magari forse un po' meno chi segue Accademia della Libertà. Diciamo che magari se sei d'accordo cominciamo quindi con l'articolo che ci ha mandato il nostro comune ascoltatore Alessandro? Cominciamo con quello? Dai. Sì, assolutamente sì, anche se lì sei più informato e formato tu, però va bene così, cominciamo da quell'articolo. Allora. E grazie ad Alessandro Pivetti. Ecco sì, Alessandro Pivetti ci ha mandato questo articolo che adesso vi faccio vedere, preso dal sito globalist.it. Vedete qua, vedete una faccia che conoscete benissimo, quello della signora Monica Maggioni, che è adesso la presidente della RAI, ma che in passato era la presidente di Rai News 24. E questo articolo in effetti parla della sua storia passata. Lo leggerò molto velocemente, non è un articolo molto lungo. Il titolo è Rai News catastrofica, la Maggioni elenca scuse. Il direttore editoriale Carlo Verdelli boccia Rai News 24. L'attuale presidente della RAI, appunto perché nel frattempo, dopo una partecipazione naturalmente casuale, non c'è nessun legame, a una riunione del club Bilderberg, la signora Maggioni è stata sparata nell'orbita da Rai News 24 all'intera azienda RAI. Quindi l'attuale presidente della RAI, all'epoca dei fatti direttrice di Rai News 24, imbarazzata perché ha diretto proprio il canale, cerca giustificazioni. L'articolo è di Adelmina Meyer. Allora, che ne pensa della sostanziale bocciatura del lavoro fatto a Rai News 24 da parte del direttore editoriale RAI Carlo Verdelli? La sostanza della domanda nell'intervista del Sole 24 Ore a Monica Maggioni era questa. Qui c'è un virgolettato e dice «Ero a Bruxelles quando Verdelli ha parlato». Vabbè, alla critica inequivocabile ed anche a fatto diplomatica del nuovo direttore editoriale della RAI, la prima reazione dell'attuale presidente della RAI, sbarcata a questa carica dopo aver attraversato e diretto proprio il canale Rai News 24, bocciato da Verdelli, è apparsa sinceramente puerile. E puerile perché imbarazzata. Ma l'Italia e la RAI, che come si dice da sempre è lo specchio di questo paese, è fatta così. Premia chi sgomita. Perché il fallimento del canale alla News è l'ancora più catastrofico default del sito di News? L'attuale presidente della RAI ha dato risposte che in un altro paese determinerebbero un gentile e fermo accompagnamento alla porta. Per motivare il fallimento ha detto due cose, una grave, l'altra appare falsa. Quella grave, colpa di un gruppo di giornalisti che ha lavorato contro. Dalla poltrona più rappresentativa dell'azienda, accusare la base redazionale è sembrata cosa disdicevole e di pessimo gusto. Un direttore si assume le proprie responsabilità e l'onere di governare una redazione, contestazioni comprese. Specialmente chi ha avuto mano libera nell'assumere e promuovere, dicono a Rai News 24. Soprattutto, aggiungono, quando le contestazioni sono motivate, argomentate e fanno da contraltare, come è stato nella Rai News 24 della Maggioni, al criterio dei due pesi e due misure.
da una parte amici e fedeli, dall'altra chi, a giudizio della direttora, lavorava contro solo perché registrava i fallimenti, le scelte editoriali sbagliate, la sparizione delle inchieste, gli ascolti in picchiata nonostante i tanti mezzi offerti con tanta generosità dalla direzione generale di Luigi Gubitosi. E allora a questo punto, visto che parliamo di imbarazzo e visto che abbiamo tirato in ballo Luigi Gubitosi, credo che sia il momento giusto, e chiedo a Giuseppe se è d'accordo, non so neanche se lui l'ha visto, trasmettere un mio video fatto a settembre del 2014 in cui ho intervistato proprio la Maggioni e Gubitosi in sequenza, in cui lei mi risponde mentendo, o perlomeno dando una risposta diciamo un po' approssimativa, e Gubitosi invece proprio scappa, fa finta di non capire e poi alla fine se ne va. Mentre, tant'è vero che io mi ero convinto sinceramente di non essere in grado di fare domande, avevo proprio il complesso di inferiorità. Infatti poi, in un'altra intervista che oggi non vi mostrerò, ho fatto la domanda proprio a David Parenzo, ho detto: senti Davide, tu che sei un grande giornalista, ma perché ridi Giuseppe? Beh, fai delle affermazioni che sono degli ossimoro, abbi pazienza. Vabbè dai, ci stiamo divertendo. Ma secondo te io riesco a fare le domande? Scusa, hai detto grande giornalista e Davide Parenzo, dai su. Va bene, va bene. Anche va bene. Le pietre si rigirerebbero. Vabbè, dai, volevo solo scherzare. Comunque, a parte questa battuta, mi perdonerà il grande David Parenzo, che è un bravissimo essere umano a cui tutti vogliamo bene, naturalmente, lo sapete, io voglio bene e amo tutti gli esseri umani dell'universo, compreso David Parenzo, naturalmente. Allora, quindi, ho detto a David, ma secondo te riesco a fare le domande? Perché io ho fatto una domanda alla Maggioni e mi ha risposto con una minchiata. Una domanda a Gubitosi e mi ha detto come, scusi, non ho capito, e poi se n'è scappato. E quindi ero veramente molto demotivato, molto frustrato, dico, forse non sono in grado di fare le domande. Poi però, l'indomani, invece, ho incontrato Furio Colombo, il quale non solo si è intrattenuto con me per un po' di minuti, ma addirittura ha risposto alle domande, cosa incredibile. Allora, a questo punto, cari amici, vi vorrei far vedere l'imbarazzo della Maggioni di Gubitosi, il fatto che scappano, e poi invece il fatto che Furio Colombo risponda alle domande. Ecco, e questa è una cosa veramente più unica che rara, soprattutto quando vi aggirate dalle parti di Camogli al Festival della Comunicazione. Ecco a voi questo video, cari amici. Scusi, posso fare una domanda molto veloce? Mi chiamo Mandarà, sono di una web TV. Complimenti per... Volevo chiederle, molto velocemente, cosa va a fare una giornalista al Club Bilderberg di Copenaghen? La giornalista? Ma non ha raccontato nulla. Di solito i giornalisti raccontano, vanno lì per raccontare. Scusi, posso fare una domanda? Mi chiamo Mandarà, sono di una web TV, proprio argomento di cui... Questo è il capo, Gubitosi. Io ero l'unico reporter italiano trasmetteva in diretta da Copenaghen durante il meeting del Bilderberg. Mi chiedo come mai la RAI non ha mandato nessuno a fare delle riprese, ma solo la Maggioni dentro, che poi però non ha raccontato nulla. Scusi? Non ho capito la domanda. Qual è? Allora, io ero l'unico italiano, reporter freelance di una web TV, che trasmetteva in diretta da Copenaghen per raccontare dall'esterno quello che succedeva durante il meeting Bilderberg da fine maggio inizio giugno. C'era l'unica giornalista italiana, che era la Maggioni, era dentro, però non ha raccontato nulla, non ho visto nessun reportage. Ma perché non c'era nessuno in un incontro a porte chiuse, credo, quello? E appunto, e come mai un giornalista va a un incontro a porte chiuse? Se poi non racconta niente, non fa il suo lavoro. Sono Riso dell'Ansa, posso fare due domande velocissime? Ecco, vedete, lui scappa. Buongiorno. Posso fare anche lei una domanda? Ecco Furio Colombo. Mi chiamo Mandarà, invece. Sono di una web TV. Parlavate prima proprio dell'innovazione, eccetera. Ho fatto anche al signor Gubitosi una domanda, ma non è riuscito a darmi una risposta. Io ero l'unico italiano, reporter freelance italiano, presente a Copenaghen durante il meeting Bilderberg tra fine maggio e inizio giugno. Proprio l'unico italiano ad essere in diretta da Copenaghen. E allora ho chiesto a Gubitosi, volevo sapere lei cosa ne pensava. C'era la signora Maggioni, direttrice di Rai News, presente al meeting Bilderberg, e io speravo poi di vedere in Rai magari un reportage, magari di mezz'ora, che raccontava quello che era successo. Invece non c'è stato nulla, neanche 10 secondi. Cosa pensa lei di questo? Cioè, è normale che un giornalista vada a un incontro del genere e poi non racconti nulla? Perché allora un giornalista dovrebbe partecipare? No, infatti non è normale, non è giusto, non ha senso. Resta il fatto che evidentemente la decisione di che cosa è notizia e di che cosa non è notizia viene fatta altrove, non viene fatta nella realtà, ma viene fatta su un tavolo di teoria politica e di supposti interessi che magari sono immaginari.
o veri o immaginari, questo non lo sappiamo, e che porta a decidere che quella cosa, che è di ovvio interesse, non è una notizia e non si deve trasmettere. È un guaio, è una disavventura, e pagano gli spettatori, paga il pubblico. Alcuni, fra cui Imposimato, quindi non insomma l'ultimo dei disinformati, sostiene che all'interno di quelle riunioni vengono prese decisioni talvolta anche molto gravi. Questo è un altro discorso, non vorrei entrare in quel discorso, perché bisogna parlare delle cose che si sanno. Ci sono delle carte di un giudice che poi è morto, se potessi contribuirei volentieri, certo. Non posso contribuire, quindi su questo non ho commenti. Invece sul fatto che sia una notizia, lo è certamente importante. Posso farle un'ultima domanda di 10 secondi? Parlando, lei ha fatto quel discorso dei giornalisti sarti, no? Che fanno le trasmissioni cucite addosso. Uno dei giornalisti che è stato cacciato dalla RAI, non mi pare che fosse un sarto, ed è Oliviero Bea, che sono sicuro lei conosce. Certo che conosco, ecco, siamo amici, e non mi risulta che abbia mai fatto trasmissioni cucite. Appunto, però è stato cacciato dalla RAI. Come mai, secondo lei? Perché abbiamo già fatto i discorsi sulla RAI e sappiamo che la RAI è profondamente influenzata da eventi politici che vengono fuori dalla RAI e che non hanno niente a che fare con il mondo della comunicazione. La ringrazio, molto gentile, buongiorno. Ecco, questa qui, niente, poi il pezzo, c'è una coda pure dove io do dei commenti, ma questo ve lo risparmio. Se volete vedere anche questo, potete, naturalmente andando in videoteca, vedervi il resto. Allora, Salvo, Giuseppe, dimmi. Ti chiedo di riassumere velocemente cosa è stato detto, perché purtroppo a noi non è arrivato l'audio. Anche se alcune cose erano sottoscritte. In che senso a voi non è arrivato l'audio? Aspetta, porca miseria. Mi potevi bloccare subito? Adesso ti sta arrivando l'audio? Prova uno, no, due, tre. Va bene, non è arrivato quello del video, il tuo arriva benissimo. Vabbè, riassumici cosa ha detto Furio Colombo. Dai. Vabbè, non è facile fare un riassunto. Furio Colombo, allora, intanto, vabbè, la Maggioni, ho detto, ma cosa va a fare una giornalista? Club Bill le dice, la giornalista. Ho detto, ma lei dovrebbe raccontare, se no che giornalista è? Lei non ha raccontato niente, vabbè. Poi sono andato a fare la stessa domanda a Gubitosi, e lui mi ha detto, dopo che mi ha fatto tutta la domanda, 20 secondi domanda, fa, come? Scusi, non ho capito. Gli ripeto di nuovo la domanda, e mi fa, ma lei è andata lì a titolo privato? Ho detto, scusi, ma perché una giornalista dovrebbe andare a titolo privato a una riunione del Club Bilderberg e poi non raccontare nulla? Basta, se n'è andato, nel frattempo uno dell'Ansa gli ha fatto un'altra domanda e si è allontanato. A quel punto ho fatto le stesse domande a Furio Colombo, il quale mi ha detto che purtroppo, evidentemente, la RAI non decide quello che è una notizia o non lo è in base a criteri oggettivi che potrebbero andare nell'interesse degli ascoltatori, ma in base ad altri criteri. Ecco, più o meno questo è il riassunto di quello che ha detto Furio Colombo. Io, vabbè, poi lì ho provato a buttarci anche il carico da 11, ho detto, ma sai, io ho sentito dire da Imposimato, eccetera, che in questo tipo di riunioni vengono anche prese decisioni molto gravi, eccetera, e lui ha detto, no, io su questo non posso commentare perché non so nulla, quindi non posso aggiungere nessun valore. Però sul fatto che la RAI, insomma, non decida in modo sempre utile per gli ascoltatori cosa è una notizia e cosa no, questo sicuramente non c'è nessun dubbio. Poi io ho anche chiesto, visto che lì durante il convegno parlavano di giornalisti sarti che fanno gli articoli ricucendoli addosso, insomma, a quello che serve, io ho detto, come mai in RAI un giornalista bravo c'era che si chiamava Oliviero Bea ed è stato cacciato? E fa, questo qui va sempre nella logica classica di questa azienda. Ecco, questo è un riassunto. Comunque, chi desidera può vedere il video, naturalmente cercando Gubitosi, Maggioni, Colombo, lo trova immediatamente nella videoteca di Salvo 5.0. Giuseppe, io ho finito il riassunto. Sì, no, allora, vuoi un commento? Sì, se vuoi. Ti faccio il commento. Allora, che i media siano l'arma di comunicazione del sistema di potere, voglio dire, scopriamo l'acqua calda, lo sappiamo da una vita, già lo usavano in tempi non sospetti, insomma, chi possiede i media possiede le direzioni e le sorti delle democrazie, quindi è ovvio che personaggi di questo tipo vengano coinvolte nella direzione di quello che poi sono le strategie della comunicazione. Però vedi,
Io vorrei collegare tutta questa situazione della Maggioni con un'altra nomina che è avvenuta non pochi giorni fa. Daria Bignardi a direttrice di Rai 3. Sì. Cioè, allora, giustamente Alessandro Pivetti ha fatto un elenco di nomi infiniti, ma all'interno della stessa azienda Rai, di altissimo livello, giustamente tu hai citato anche Olivero Bea, ma ce ne sono altri. Beh, non dimentichiamo Silvestro Montanaro. Ma anche Minoli, Minoli, se tolto dagli Ebbrilia, sarebbe il miglior direttore dell'intera Rai che possa esistere, ma deve essere sbrigliato, insomma deve essere lasciato libero di operare. Ma pure, oddio, adesso non mi viene, l'ex direttore di Rai 4, quello che poi è stato cacciato anche da lì. Vabbè, comunque, di nomi importanti la Rai ce n'ha tantissimi. Ci dobbiamo chiedere perché viene eletta Daria Bignardi a Rai 3? Perché la stessa domanda sotto, c'è lo stesso terreno che porta a farci la domanda: perché la Lili Gruber è andato l'anno prima? Perché la Maggioni è andato quando tu hai avuto il coraggio di inseguirla e fargli le domande? Beh, insomma, le risposte sono abbastanza ovvie, no? Sono persone che hanno accettato di seguire una certa strategia della politica mondiale, quindi seguono quell'obiettivo e quindi sono persone più adatte. Però poi non ci si deve lamentare se una testata va giù, perché a quel punto sono tutte notizie confezionate, tutte notizie strategicamente scelte per portare avanti un certo, una certa politica di appercoronamento. Visto che tu parli di pecoglione, allora usiamo la politica di appecoronamento, se mi passi il termine. Certo. E questa è la situazione. Il fatto che venga messa Daria Bignardi come direttrice di Rai 3 probabilmente la dice lunga sul discorso della Maggioni, secondo me, insomma. Lo so che qualcuno non riesce a collegare le cose, ma per me sono legatissime, non so se mi spiego. Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, guarda, io devo dire che proprio non ci stavo pensando. Ti ringrazio quindi per aver ricordato anche questa, che poi non è che è un'elezione, ma è una nomina quella della Bignardi, perché non è che c'è stata un'elezione. Qualcuno ha deciso, l'ha presa e l'ha messa lì, appunto, come dicevi tu, con tante persone sicuramente competenti. Voglio dire, la RAI è piena di dirigenti, ha voglia a scegliere qualcuno già interno, invece hanno preso una che prima lavorava da un'altra parte, eccetera. Vabbè, ma questo è proprio... Ah, guarda, siccome se tu passi sempre, io passo per moderato e tu passi per quello focoso, allora stavolta ti voglio dire qualcosa. Basta uno... legge attentamente la famiglia di Bignardi, il marito, il padre, chi sono i Berlinguer, chi è il marito della Berlinguer, che legami ci sono con Cossiga, chi era Cossiga, insomma, uno basta fare un po' di ricerche, poi alla fine la maglia sotto viene tutta, insomma, viene fuori, basta fare un po' di ricerche con Google, niente di eccezionale, insomma. Certo, sono assolutamente d'accordo con te. Senti, che cosa vogliamo fare? Vogliamo cambiare argomento? Oppure magari, se vuoi, potremmo anche mandare in onda, sono ancora le 6, sì, forse ce la facciamo, anche di parlare poi degli altri argomenti che ci eravamo messi in testa di parlare, potremmo mandare in onda anche un'intervista che secondo me è molto bella, non perché l'abbia fatto io, ma per come ha risposto l'interlocutore, che ho fatto a Carlo Freccero. Fatta invece alla... il direttore di Rai 4 era proprio Carlo Freccero. Ecco, vedi, Carlo Freccero, perfetto, vedi, quindi alla fine è stato utile questo mio pensiero. Ecco, se tu vuoi... Ecco, un altro genio, io qui parlo proprio di genio, è Carlo Freccero, un altro potenziale direttore della Rai proprio totale, si è lasciato a briglie sciolte. E io sono d'accordo con te. Incatenano.
E io sono d'accordo con te. Ma se voi, allora io ho appunto, io ho fatto questa intervista, dura pochi minuti, l'ho fatta proprio a Camogli, non lo stesso anno in cui ho inseguito, a parte che poi la Maggioni l'ho inseguita di nuovo nel 2015, ma stavolta proprio ormai si ricordava di me, non mi ha proprio risposto, non ha fatto la cazzata di dire, proprio è stata zitta, proprio bocca cucita, lei, ho provato a intervistare anche Federico Ghizzoni, l'AD di Unicredit, per chiedere se per caso fosse preoccupato del fatto che tante procure stavano indagando tanti amministratori delegati delle banche, e ovviamente lui non mi ha risposto. E però poi invece l'indomani sono riuscito a parlare con Confreccero, che veramente mi ha rilasciato questa intervista. Intanto è stato veramente di una cordialità, di una disponibilità infinite. Addirittura io mi sentivo in colpa, dicevo: guardi, adesso la lascio. No, no, ma venga, mi accompagni. Proprio fantastico. Ti va di vederla insieme? L'hai vista prima di tutto? Spero che arrivi l'audio. Sì, stavolta dovrebbe. No, facciamo così allora. Facciamo così, proviamo a mandarla. Però sì, perché siccome io ho dovuto formattare il computer pochi giorni fa, quindi avevo l'audio sbagliato, diciamo così. Adesso dovrebbe arrivarti l'audio, quindi anche gli ascoltatori di Accademia della Libertà dovrebbero essere in grado di sentirlo perfettamente. Però questa volta, se non fosse così, ti prego di bloccarmi subito, va bene? Ok. Eccolo qui. Ecco, carissimi amici. Arriva? Sì, perfetto. Ok. Non so quanti di voi stanno seguendo perché non ho avuto il tempo di avvertirvi, ma siamo partiti così all'arrembaggio perché abbiamo incontrato Freccero, lo vedete qui davanti, e adesso lui sta andando perché alle 4 ha una conferenza. Proviamo a fargli qualche domanda. Freccero, mi scusi se la importuno mentre posso accompagnarla verso dove stava andando a fare la conferenza. Sì. Complimenti, intanto io sono uno di quelli molto contenti della nomina a consigliere di amministrazione per la RAI. Grazie, grazie. Spero che si veda il suo afflusso positivo. Mi scuso il fiatone perché l'ho un po' inseguita in RAI. Ecco, ieri io ho assistito alla conferenza che ha fatto la Presidente, la Maggioni, sì, la quale ha parlato di meritocrazia. Sì. Alla fine della conferenza ho provato a farle una domanda alla quale purtroppo non ho avuto il piacere di avere una risposta. Volevo sapere la sua opinione, naturalmente, se desidera darmela. E cioè, lei appunto, parlando di meritocrazia, ha detto che la mamma addirittura ha mandato una lettera a sua insaputa per il corso, eccetera, eccetera. Allora ho detto: dottoressa Maggioni, ma nel discorso della meritocrazia, quanto ha influito la sua partecipazione alla riunione del Club Bilderberg di giugno 2014 per diventare poi presidente della RAI? E la dottoressa non mi ha risposto. Lei ha un'opinione in merito? Mi mette in difficoltà, cioè cosa posso dire io? Posso dire che forse talmente bello. Scusate, vorrei far notare una cosa, che qui Freccero giustamente dice mi mette in difficoltà, ok, e lo capisco poverino, mi sento in colpa, anzi, qualora ci fosse magari qualcuno che conosce Freccero, vi prego di passare a Carlo Freccero le mie scuse, perché è chiaro che la domanda è veramente imbarazzante, quindi a posteriori, a diversi mesi di distanza, chiedo scusa a Freccero per la domanda. Però detto ciò, vi prego di ascoltare molto attentamente le parole che usa Freccero, perché fra le righe dice molto di più di quello che io mi sarei aspettato avesse potuto dire, quindi ascoltatelo attentamente, ecco. Eccolo qui, quindi Freccero, settembre 2015, sulla nomina della Maggioni a presidente della RAI dopo la partecipazione al Bilderberg di maggio-giugno 2014. Eccolo a voi. Talmente bene, talmente tanto che l'associazione l'ha chiamata, quindi posso dire solamente questo. Cosa le posso dire? No, certamente, ovvio. No, la società l'ha chiamata l'anno scorso, però guarda caso dopo la partecipazione è diventata presidente della RAI. Io ci vedo una certa consecutio temporum, ecco. Io non posso dire nulla perché non ho le prove di quello che dice. Chiaramente lei è una giornalista che ha giocato un ruolo molto importante nelle ultime guerre, è stata conosciuta dagli americani, per questo l'hanno invitata e naturalmente tutto ciò l'ha aiutato nella sua carriera, però non posso dire altro perché come posso andare oltre a quello che sto dicendo,
chiaramente mi sembra che il suo curriculum sia un curriculum internazionale che possa soddisfare ampiamente naturalmente il ruolo che lei compie. Quindi... Guardi, io la ringrazio molto perché fra queste sue parole sono stato in grado di leggere delle cose che magari sono solo frutto della mia immaginazione, per carità, però insomma leggo delle conferme a certe mie idee, però non voglio io metterle in bocca cose che lei non ha detto. No, io non ho detto nulla, ho detto assolutamente. solamente che ha una, come dice, una storia professionale importante, nobile, fatta di prima linea, di giornalisti sui fatti più importanti, di conseguenza tutto ciò mi sembra in qualche modo significativo. È chiaro che il potere sceglie sempre persone che in qualche modo hanno già avuto a che fare con questo potere, quindi chiaramente, ecco, però mi auguro solo che una cosa solo, che la sua competenza si manifesti anche in un'azienda come la RAI, che ha bisogno non solamente di essere rifondata, ma anche di essere rilanciata sul piano internazionale. Guardi, io le sono estremamente grato, anche perché io sono venuto qui anche l'anno scorso, su due festival solo due persone mi hanno risposto, una è lei e l'altra è il dottor Colombo, Furio Colombo. È una persona che è... Ecco. Delizioso. Tutti gli altri sono scappati come se io avessi la peste, mentre no. Lei può testimoniare che non ho la peste? Ma lei non ha per lui la peste, ecco. Anzi, mi sembra che stia molto bene. Cioè. Sì, la ringrazio. Non la disturbo oltre, buona conferenza. Ma un pezzo. Sì, sì, ma noi, io stiamo venendo a seguire la sua conferenza. Cioè, notate come l'approccio, no? Quelli che scappano e questo che dico, guarda, io la lascio, mi scusi. No, no, mi accompagni. Sull'invito dei Casamonica da Vespa. Io naturalmente... E sono totalmente d'accordo, onestamente. Naturalmente, questa è la riprova della massima trasparenza. È chiaro che Grillo può avere un'altra opinione e che noi 5 Stelle anche Fico, oltretutto. Però è tutto quanto relativo. Cioè, io mi meraviglio, cioè io... Sarei stato più scandalizzato quando Vespa ha omesso fatti molto gravi, non ho mai ospitato persone che in qualche modo sono state censurate da Berlusconi, non quando in qualche modo, invece di affrontare temi molto scottanti come le leggi de persona, ha preferito parlare di altre cose. Quindi capisce benissimo che queste sono le cose che io rimprovero a Vespa. Questa cosa di Casamonica rientra in quello... Nel ruolo del giornalista. Esattamente, rientra poi in questa cosa che purtroppo lei sa molto meglio di me, che ormai chiaramente l'agenda mediatica è più importante che la vera agenda. Anzi, c'è una cosa gravissima oggi, come oggi, che si fa confusione tra realtà e media. E naturalmente si identifica la realtà mediatica come realtà. Questa cosa è la cosa più terribile. Ecco, io quindi ho detto queste cose con molta onestà. Poi naturalmente sono sottoposto a giudizio. Va bene, io direi che possiamo interrompere qui la visione di questa intervista. Se poi volete vederla, ce ne sono altri 4 minuti. Ve la potete cercare anche questa. Basta che voi mettiate Freccero nella banda di ricerca del mio canale di Salvo 5.0. Trovate l'intervista e ve la potete godere, ammesso che vi piaccia, integralmente. Allora, Giuseppe. Anche tu ci leggi qualcosa di molto interessante nelle parole di Freccero? Ma Freccero è sempre straordinario quando parla, cioè io sono veramente affascinato, perché lui ha sia la visione di dettaglio, sia la visione di insieme, sia la profondità e sia la conoscenza della materia. Lui la televisione la conosce in ogni dettaglio. Vedi infatti come lui ti diceva questo tipo di messaggio è relativo, mentre da Vespa era necessario fare un altro tipo di programmazione, proprio perché se tu vuoi fare comunicazione in una certa maniera, in una maniera seria, devi cercare di ampliare il più possibile lo spettro non solo delle notizie, ma anche dell'interpretazione delle stesse. Questo non vuol dire far parlare tutti e tutto creando una confusione bestiale, ma cercando di scegliere delle strategie che possono poi far porre delle domande nel pubblico.
Perché dico questo? Perché voglio in qualche maniera ricollegarmi prima quando ho detto Davide Parenzo, bravo giornalista. È chiaro che lo è Davide Parenzo, un bravo giornalista, ma io ho riso perché, scusami se faccio questa parentesi, no, prego, prego. Perché ho sentito alla radio qualche puntata della Zanzara e purtroppo quel tipo di giornalismo, che naturalmente ha la sua funzione, che è estremamente provocatoria, di mettere in difficoltà una tesi avversa, di ridicolizzare. Io per esempio mi sono ascoltato la puntata di Marra quando l'hanno massacrato, nonostante Marra abbia tenuto testa. Loro, secondo una strategia che facciamo finta che decidano loro, cioè Parenzo e l'altro che non mi ricordo come... Cruciani, Giuseppe Cruciani. Cruciani, ecco. Secondo una strategia che diamo per giusto che la scelgano loro due, non ci credo manco, ma neanche se lo vedo, però perché secondo me c'è proprio qualcuno che gli dice dovete massacrare questo, dovete massacrare questo, dovete massacrare quell'altro. E allora loro scelgono dei personaggi e cercano di, con la bravura giornalistica tipica del provocatore, di massacrare l'altro. Il problema è che il giornalismo non può essere solo questo. Deve essere anche quello di inchiesta, deve essere anche quello propositivo, deve essere anche quello di denuncia, che secondo me quel taglio lì dopo un po' stufa, tant'è vero che la Zanzara credo che, non so se esiste ancora questo programma. No, no Giuseppe, guarda, allora a questo punto ti deluderò, perché non solo esiste, ma va alla grande. Però vedi, il sì, punto ma, non è questo. Attenzione, eh. Va alla grande perché... Scusa. Prego, prego. Finisco sto concetto. No, vai tranquillo. Va alla grande, e io lo vedo anche sul canale di Accademia, perché è stata inculcata nella mente della gente la battaglia, la disputa televisiva, la... come posso dire, lo scontro mediatico tipo gossip, no? Quando alcuni ci dicono ma perché non intervistate insieme questo e quello perché dicono tesi diverse, ma tu ascoltali tutte e due e cerca di fare il conflitto nella tua testa per cercare di generare una tua idea, non so se mi spiego, credo che succeda anche a te, no? Sì. Quindi molte volte è utile avere un doppio confronto in diretta in cui si espongono due parti, due interpretazioni, due notizie. Altre volte è semplicemente deleterio. Ecco, come lavora la Zanzara, secondo me, per quanto possa fare ascolti e gossip, però va a toccare un tipo di, come posso dire, ascolto di pancia, no? Proprio perché quell'aspettatore si aspetta che ci sia l'aggressività, si aspetta che venga messo in difficoltà l'ospite, non so se mi spiego, non sta lì per capire, ecco io mi riferisco sempre alla puntata di Marra, non sta lì per capire che cos'è il signoraggio, sta lì proprio per godere se Cruciani e Parenzo mettono in difficoltà il personaggio ospite, non so se mi sono spiegato. Sì, assolutamente sì, diciamo che sono sostanzialmente d'accordo con te. Per me, allora, devo dire, io ho visto che la Zanzara ha subito una grande metamorfosi. Io l'ho conosciuta più o meno nel 2002-2003, adesso non ricordo bene in quale anno, comunque insomma un bel po' di anni fa, diciamo oltre 10 anni fa, ed era diversa. Ovviamente Cruciani aveva sempre il suo modo di pensare, ma ci mancherebbe altro, che spesso traspariva e quindi si vedeva che lui bastonava certi ascoltatori e invece magari non ne bastonava altri, aveva un suo modo di fare, però era una trasmissione molto più seria. Io conservo gli audio di tanti miei interventi quando ancora non mi conosceva nessuno, non avevo cominciato nessuna delle attività per cui oggi mi conosce qualcuno, ero semplicemente un cittadino che telefonava e credo di aver partecipato forse una decina di volte probabilmente, e conservo gli audio in cui ovviamente ci siamo sempre scornati, ma se non altro però si parlava di argomenti seri, cioè si parlava di politica, si parlava di cose. Oggi invece parlano solamente di parolacce. Non si comincia parlando di sesso orale e si finisce parlando di sodomizzazioni e di pompini e di questo e della, cioè ormai è diventato veramente trash, puro trash. Però evidentemente questo è quello che vuole il popolo, perché comunque Radio 24 è una radio commerciale, hanno un sacco di pubblicità e la Zanzara rimane ancora la prima trasmissione di quella radio, anche perché molti la ascoltano
perché si divertono ad arrabbiarsi ascoltandola. Cioè, minchia, questi mi fanno incazzare come una bestia e me l'ascolto, voglio vedere fin dove arrivano, capito? È così, è una cosa un po' turpe, è un po' strana, diciamo, però è così. Comunque forse abbiamo parlato anche troppo della zanzara, io direi che potremmo andare oltre. Fra l'altro ho anche un po' di commenti qui in chat, ce n'era in particolare uno, dov'era? Vabbè, adesso non lo trovo più. Vabbè, e spero di trovarlo dopo. Insomma, c'era un commento che mi interessava leggerti, non riesco più a trovarlo. Comunque, insomma, direi che potremmo procedere magari anche cambiando anche argomento, insomma. Che ne pensi? Assolutamente sì, ti ho detto che oggi ho la funzione di ospite, quindi pendo dalle tue labbra. Come disse, visto che parliamo di zanzara, come disse Bill Clinton a Monica Lewinsky. Vabbè. Allora vedi che sei tu che vuoi andare verso il trash. Ma io mi diverto, sai, mi diverto a inzuppare un pane, come si dice, anche perché in certi momenti un po' di trash ci può pure stare, il problema è quando diventa esclusivamente trash. Vabbè, chiusa però questa parentesi, veramente, adesso torniamo a essere seri. Mi era venuto in mente, mi piacerebbe, prima di salutarci, visto che tu mi hai detto che hai, per motivi personali, insomma, alle 18:40, no, mi pare, dobbiamo lasciarci, sì, ancora, no? Ancora 20 minuti. Ok, ecco, però io in questi 20 minuti mi piacerebbe parlare del tema che mi preme di più, ma non solo di quello, quindi se siamo bravi nella gestione dei tempi possiamo parlare anche di due o tre temi, di quello che vuoi. Quello che preme a me, tu lo sai qual è, quindi decidi tu quando chiedermelo, perché tanto gli ascoltatori di Salvo 5.0 lo conoscono. Può essere creativo, certo. Posso essere cattivo? Ah, cattivo, quindi, io avevo capito creativo. No, cattivo. Cattivo. Se tu dici a me se siamo bravi nella gestione dei tempi, allora fai una cosa, alla fine da puntata cronometrati quanto ho parlato io e quanto hai parlato tu, va bene? Vabbè, sì, tinto però, dalle nostre parti dicono sì, tinto, cioè sei cattivo, va bene. E allora senti, io ti cedo qua, telecamera in full screen, adesso conduci tu, fai le domande, dimmi come dobbiamo andare, io sto zitto, muto. No, non adesso ti sei offeso, sei permaloso, sei più di un siciliano. Allora, no, il mio interesse era, ho visto che tu hai trovato la necessità, seriamente, di fare questo tour Pecoglioni. Allora, intanto, perché l'hai chiamato così, anche se è abbastanza ovvio, onomatopeico direi, e cosa ti aspetti e come possiamo aiutarti, insomma, ecco, sei tu che devi parlare, al di là della battuta, prego. Grazie. Allora, vabbè, è chiaro che tu prima, quando hai detto guardiamo i tempi, al netto delle risposte a eventuali domande, dal punto di vista della conduzione, diciamo, comunque il fatto che sono prolisso non è un segreto. Allora, il nome Pecoglioni Tour è un mio neologismo, che poi, diciamo, è stato ancora più rinforzato dopo il petaloso di il bambino Matteo, che ha ricoperto tutti i giornali petaloso da tutte le parti, perché ovviamente la cosa è stata rilanciata da un Matteo un pochino più adulto e quindi tutti l'hanno ripreso petaloso. E vabbè, e allora ho detto, ma allora anch'io posso scrivere l'Accademia della Crusca e fare registrare la mia parola Pecoglioni, che è sicuramente un neologismo che non è altro che l'unione, la fusione della parola pecoroni e coglioni. Una fusione non messa in serie pecoroni e coglioni, che sarebbe pecoroni coglioni, no, ma peco coglioni, quindi la parte finale è insieme, pecoroni contiene oni e coglioni contiene oni, quindi pecoglioni, cioè è proprio un'opera d'arte, me lo dico da solo, lo so. E quindi ho detto, questa è l'idea. Perché? Ma perché io sono fermamente convinto che tutti noi, sottolineo, tutti noi, non è che io mi metto sulla cattedra e dico che gli altri italiani sono pecoglioni, no. Tutti noi, ma non solo italiani, tutti noi esseri viventi di questo mondo, siamo tutti costretti da questo sistema a essere pecoglioni, perché siamo stati educati a cominciare dalla scuola materna, cosiddetta scuola materna, scuola primaria, scuole medie, liceo, università, eccetera, eccetera. Quindi siamo proprio tutti inquadrati, siamo proprio dei pecoglioni. Allora, questo tour ha come obiettivo quello di cercare di condividere con le persone, ripeto, condividere, non dare alle persone, ma condividere con le persone qualche strumento per cercare di svegliarci.
Naturalmente io sono convinto di avere gli occhi magari un pochino meno chiusi di altri pecoglioni, ma su certi argomenti invece potrei essere smentito fra 10 secondi, e quindi è chiaro che siccome io voglio fare delle agorà in piazza e non dei monologhi, spero di incontrare tante persone che magari possano aprirmi gli occhi su argomenti sui quali magari io commetto degli errori o semplicemente ignoro. Questa è l'idea, quindi agorà in varie piazze in tutta Italia, muovendomi in modo parasostenibile. Dico parasostenibile perché, sai, io ho pensato di muovermi con una macchina elettrica che abbia emissioni zero, però in effetti, pensandoci bene, ne parlavo oggi con un amico, anche una macchina elettrica che è prodotta comunque con l'alluminio, con l'acciaio, con le gomme, eccetera eccetera, comunque ha un suo impatto ambientale. Solo dal punto di vista delle emissioni dal tubo di scappamento è a impatto zero, però anche una macchina elettrica, e non parliamo delle batterie, quello che ci vuole per fare le batterie, eccetera eccetera. Comunque, insomma, di muovermi con una macchina elettrica in modo anche da essere anche a costo zero, oltre che a emissioni zero, perché l'obiettivo è quello di andare a mettere la spina ogni sera quando arrivo a casa di qualcuno che mi offre un'insalatina, un posto dove mettermi con il mio sacco a pelo nel loro corridoio e una presa per caricare la macchina. Così l'indomani faccio un'altra tappa a spese 2, 3, 4 euro di chi mi ospita. Quindi chi mi ospita mi dà un posto sacco a pelo, un'insalata e un piatto di fagioli e una presa elettrica per caricare le batterie. E poi andare in giro piazza per piazza a condividere cose con la gente. Basta, tutto qui. Adesso faccio il provocatore. Vai. Tu sai che girano in internet i cosiddetti avvocati delle cause perse, no? Bazzicano sul tuo canale, sul nostro canale, insomma. Mi verrebbe da dire, ma non è che niente ti sei montato la testa e vuoi emulare il tour di Grillo, visto che poi hai vissuto quell'esperienza e comunque umanamente ti ha cresciuto, l'hai sempre detto, ti ha portato grandi esperienze, grandi conoscenze, però c'è una, come si dice, un retrogusto di delusione, quindi vuoi ripartire in altra maniera? Ma allora, la risposta è sì. Allora, primo, sì, mi sono montato la testa, sicuramente, perché io oggi sto vivendo una realtà che 4 anni fa, se chiunque mi avesse detto, ma lo sai che tu avrai una tua televisione dove passi tutto il tempo che vuoi lì, non timbri più il cartellino, non devi andare in ufficio, ci sono tante persone addirittura che ti scrivono, che apprezzano il lavoro che fai, eccetera, eccetera. Quindi io oggi sono convinto, quando mi alzo certe mattine, dico, ma questa è veramente la mia vita o sono dentro un sogno? Quindi mi sono sicuramente montato la testa, questo anche per rispondere a molti che mi scrivono, che dicono, ma tu ti sei montato la testa? Sì, assolutamente, me la sono montata, perché oggi sto vivendo una vita che non avrei mai sognato 4 anni fa, non 20, 4. Io fino a settembre del 2012, se qualcuno mi avesse detto che oggi la mia vita sarebbe stata questa, avrei detto, ma va, che mi stai pigliando più culo, ok? Quindi traduco, mi stai prendendo in giro, ecco, per chi non capisce il siciliano. Quindi assolutamente sì. Gucciurisci. Vabbè, lo so, infatti qua in chat dicono, minchia, due siciliani doc, ecco. Quindi sicuramente mi sono montato la testa. Poi voglio rivivere la stessa esperienza di Grillo, ma io vorrei vivere un'esperienza migliore di quella che ho vissuto con Grillo. Attenzione, perché qua se no, minchia, sputi nel piatto in cui ho mangiato. No, l'esperienza dello Tsunami Tour è stata un'esperienza stupenda, favolosa, mi ha aperto un mondo, mi ha permesso di conoscere, sebbene io critichi spesso il movimento, soprattutto per come si sta comportando dal punto di vista politico negli ultimi mesi, diciamo da un paio d'anni a dire il vero, comunque insomma ultimamente lo critichi molto, però io lo dico, lo ribadisco, Beppe Grillo è una persona straordinaria, di un'intelligenza che si misura in dB, sopra la media, non in lineare, in decibel, perché vi dico, uno che ha, credo abbia un diploma di ragioneria, non mi ricordo neanche, quindi un titolo di studio, diciamo, medio, che lui può parlare con un fisico, può parlare con un ingegnere, può parlare con un medico, può parlare con un esperto di qualunque cosa, e lui riesce a sostenere la discussione addirittura mettendo in difficoltà lo specialista. Non vi nascondo e non mi vergogno a dirvi che mi è capitato più volte in camper a parlare di cose che dovrebbe essere il mio pane quotidiano, avendo una laurea in ingegneria elettronica, e a volte mi grattavo la capa e dico, minchia, me fotti io, perché veramente era talmente specifico, dico, ora che ci rispondo? E ora che cosa gli rispondo? Ah, è eccezionale. Quindi non c'è dubbio sul fatto che dal punto di vista del rapporto umano con Beppe Grillo, il Pecoglioni Tour non avrà niente a che vedere. Ma lo Tsunami Tour aveva anche altro,
aveva il rapporto umano con migliaia di persone in giro per l'Italia. Il fatto che le persone ci ospitavano, il fatto che ci si raccoglieva, il fatto che si facevano i miscappa alla diretta by night, il fatto di andare in giro a riprendere le persone, a fare domande in piazza. Quindi, a parte la presenza di Grillo, che naturalmente quello lì non è ripetibile, tutto il resto a livello di rapporti umani, eccetera, eccetera, è ripetibile. Anzi, forse può diventare ancora più bello, perché a quel punto, mentre lì io comunque facevo parte di un team, di una squadra, non potevo fare al 100% di testa mia, ora invece potrò fare al 100% di tutto quello che mi salta per la mente, perché non ci sarà nessuno che potrà dirmi: ah, ma questo sai, aspetta, ma spegni sta telecamera, adesso hai rotto i coglioni. No, cosa che ogni tanto succedeva, perché magari dopo una giornata intera erano anche stanchi. Quindi, da questo punto di vista, sicuramente mi piacerà e spero di riuscire a fare qualcosa di ancora più intenso sul piano della comunicazione, soprattutto di fare qualcosa che Beppe ogni tanto faceva, ma molto raramente, di far salire le persone sul palco per farle parlare. A parte che io non avrò nessun palco, sarò in mezzo alla strada, ma proprio vorrò scambiarmi opinioni con le persone. Quindi non so se ho risposto in modo totale o se mi sono dimenticato qualche pezzo. No, hai risposto, ma del resto era quello che sostenevo, conoscendo la tua onestà intellettuale. Io ho un dubbio, proprio da un punto di vista di marketing, anche se questo termine è molto, molto brutto in questo senso, ma questo tuo lavoro che farai, che ti costerà tempo, ti costerà fatica, ma forse anche no, uno direbbe: come si capitalizza? Cioè, alla fine cosa vuoi ottenere? Vuoi convincere 3, 4, 5, 10, 100 persone in città, o poi tu hai comunque una proiezione di andare avanti, tipo un altro movimento, tipo qualcosa del genere? Cioè, vuoi capitalizzare solo in termini di comunicare umanamente faccia a faccia, o hai una prospettiva più ampia? Guarda, questa domanda è veramente molto interessante, perché mi dà l'opportunità di spiegare una cosa, perché visto che tu hai avuto, se mi fai la domanda vuol dire che potresti pensare che sia almeno ipotizzabile il fatto che io abbia il desiderio di capitalizzare dal punto di vista, diciamo, politico, quindi voglio proprio subito sgombrare il campo. Allora, io ho due obiettivi. Il motivo per cui ho pensato di fare questo Pecoglioni Tour è semplicemente, cioè sono due i motivi. Allora, primo, quello di parlare con la gente per la strada, perché io da quando ho smesso di fare mi scappa la diretta in macchina, mi sono chiuso in questo studio, che poi è il salotto di casa mia, che ho fatto diventare uno studio, e sono da solo, anche se poi per carità ho rapporti tramite Skype, come in questo momento con te e con tante altre persone, però mi sento isolato. Ogni volta che vado in giro per la strada e mi confronto con la gente, vedo che è un'esperienza meravigliosa. E quindi ho proprio desiderio proprio di respirare umanità, di abbracciarmi, di faticare, di incontrare persone, di andare a dormire a casa di qualcuno, a mangiare a casa di qualcun altro, eccetera. Quindi questo è il primo obiettivo. E naturalmente quello di condividere argomenti che ritengo della massima importanza con tutti quelli che incontrerò. Secondo obiettivo, non meno importante, quello di far crescere Salvo 5.0. Non lo nascondo. Io ho notato che ogni volta che vado in strada a fare una diretta, anche se non devo incontrare nessuno, semplicemente perché faccio un mi scappa la diretta on the road, a rompere le balle alle persone che incontro sul marciapiede, mi accorgo che se in un mi scappa la diretta normale fatto da casa magari ho un picco di 100 ascolti in diretta e poi 1000 nell'arco delle 24 ore, quando vado in diretta dalla strada, pum, 400, 500 persone che si collegano. Dico: cazzo, allora, solo perché sei in mezzo alla strada, le persone evidentemente amano vedere il marciapiede, vedere le persone, vedere la persona che incontri per caso, lo amano molto. E allora perché non farlo? Se io questa cosa la faccio un giorno e vedo che quella diretta ho 400 persone collegate anziché 50, 60, 70, se io lo moltiplico per 4 mesi quasi tutti i giorni, ma divento la BBC a sto punto, cioè gli ascolti esplodono. Ecco, questo è il secondo obiettivo non meno importante del primo che mi sono posto. Poi magari verrò deluso, gli ascolti non aumenteranno per niente, però ovviamente io farò tutto il possibile, avrò gli adesivi, la gente, sai, tu intervisti uno per la strada e dici: ma dove lo posso rivedere? Tieni, qui. Alla fine fai una sorta di, non mi piace la parola ma non me ne viene in mente un'altra, proselitismo, insomma, cioè di comunque divulgazione, eccetera. Ecco, questi sono i due obiettivi. Fidelizzazione, dai, usiamo fidelizzazione. Fidelizzazione, mi piace di più, hai ragione. Quindi assolutamente allora, nessun fine politico. Io ho detto che
la politica in quanto politica rappresentativa che preveda candidature, elezioni, eccetera, non mi interessa, perché ritengo che tu puoi essere il movimento più bello del mondo, più pulito del mondo, più onesto del mondo, se ti infili in questo sistema diventi un ingranaggio del sistema, e io voglio fare tutto tranne che diventare un ingranaggio di questo sistema. C'è un bellissimo film che si chiama Le ali della libertà, sì, che a un certo punto parla dei carcerati che stanno all'interno di questo carcere, che passati 2, 3, 4, 10 anni all'interno inevitabilmente vengono istituzionalizzati. E quindi il partito che si propone di cambiare l'Italia, se non ha profondità, se non ha ideali forti, se non ha spirito, quello con la S maiuscola, purtroppo alla fine viene istituzionalizzato. Però ti devo fare una proposta e una e ancora un'ulteriore domanda. Allora, la proposta che ti possiamo fare noi come Accademia è che se ci fai sapere in anticipo le date, compatibilmente alle nostre trasmissioni, perché tu sai che noi non abbiamo impegni cadenzati, andiamo in diretta quando ci capita, insomma, però se ce li fai sapere saremmo felicissimi di farli sapere anche al nostro pubblico che ti verranno a incontrare. E questa è la proposta. La domanda invece è: come immagini la scaletta? Cioè, hai delle priorità? Adesso ti voglio, come si dice, stuzzicare un pochino, no? Il Movimento 5 Stelle sembrerebbe aver perso le priorità, no? Nelle cose gravi da fare in questa Italia. Però non mi devi rispondere sul Movimento 5 Stelle, mi devi rispondere tu. Hai una scaletta di argomenti prioritari su cui parlare, oppure vai a braccio, oppure non so, dimmi tu. Allora. Ragazzi, vorrei specificare una cosa. Io e Giuseppe, quando ci siamo sentiti per telefono, ci siamo detti solamente che avremmo voluto parlare del Pecoglioni Tour. Lui mi ha detto: che fa, parliamo anche del tuo Mi scappa la diretta di sabato? Io ho detto: va bene, purché non diventi un'ora di discussione, magari un accenno, e basta, non abbiamo detto nient'altro. Quindi tutte queste domande sono domande genuine che Giuseppe mi sta facendo perché gli sono venute in mente, e quindi il fatto che io dica grazie per la domanda, bella, eccetera, non è per lavargli la faccia, ma perché veramente mi dà l'opportunità di dire delle cose per me molto interessanti, e non ce le siamo preparate prima, ecco, questo è molto importante. Allora, quindi, intanto, per quanto riguarda la proposta offerta, ti dico che c'è un gruppo Facebook che trovate, che si chiama Pecoglioni Italia Tour, dove per il momento stiamo solamente raccogliendo le adesioni, quindi chiunque vuole, chiunque ha desiderio di offrirmi un angolino per il sacco a pelo, un piatto di insalata e di minestra e una spina per caricare la macchina, può scrivere: ciao, sono Filippo da Novara, ciao, sono Angela da Bari, eccetera, eccetera. Poi, piano piano, insieme ad Angela Cerquez, che mi sta aiutando a mettere insieme tutti i dati, cercheremo di stringere sempre di più il reticolo. Per il momento il reticolo è molto lasco, perché ci sono 7-8 persone che hanno commentato. Il mio sogno è che da qui ad aprile, io partirò fra qualche giorno, in marzo, però per il momento qui in Lombardia, e poi piano piano mi espanderò, quindi da qui a fine aprile spero di avere un reticolo molto molto fitto, in modo da coprire tutta l'Italia con distanze che non superino l'autonomia della macchina. Quindi a quel punto, quando i dati cominceranno ad arrivare, basta andare sulla pagina, sul gruppo Facebook Pecoglioni Italia Tour, e magari anche sul mio sito le metterò, ci saranno le tappe. Quindi tutte le volte che voi potrete, / vorrete, ripetere la mia diretta, io non faccio che ringraziarvi fin da ora. Quindi questo è il modo più facile. Per rispondere invece alla tua domanda, che Non era solo ripetere la tua diretta, Salvo, era anche dire in anticipo la città o la piazza dove ti trovi, magari c'è qualcuno d'Accademia che ti vuole venire a sentire. Ah, certo, assolutamente. Noi lo obblighiamo naturalmente. va bene, scusami, hai ragione, mi ero dimenticato questa parte della domanda, assolutamente sì, ma ripeto, le tappe saranno pubblicate, quindi chiunque, sapendo le tappe, vuole venirmi a trovare, ma questo è ovvio, a parte che essendo in un luogo pubblico ci mancherebbe altro, ma se c'è qualcuno di Accademia, ma questo vale anche per qualunque altro canale, qualunque altra persona che si senta di voler contribuire a questo discorso, diciamo, di condivisione, di informazione o di controinformazione, bene, chiunque è benvenuto, sono lì, a parte i vigili urbani che mi chiederanno
fammi vedere l'occupazione del suolo pubblico, dico non ho nessuna occupazione, fammi vedere il permesso, non ho nessun permesso perché io sto facendo qui informazione, sono un pedone che cammina in una strada, quindi non rompetemi i coglioni, quindi a parte i vigili urbani, chiunque altro è graditissimo ad avvicinarsi e quindi ovviamente è un agorà, quindi chiunque può prendere la parola e parlare, quindi assolutamente, assolutamente... quante più persone di Accademia riusciranno ad avvicinarsi e tanto e più sarò contento. Poi mi chiedevi invece se ho una checklist, un'agenda, una scaletta. Di notizie, una priorità di gravità di cose da trattare. Allora, diciamo che ho per il momento alcune idee che sono a livello embrionale. Spero che a mano che passi il tempo mi vengano in mente anche altre cose. Ho preso anche appunti, l'altro giorno ho avuto un'ispirazione e ho scritto definizione di potere, coinvolgere il pubblico e ascoltare le loro risposte, cioè secondo voi che cos'è il potere, chi detiene il potere e sentire un po' quello che dice la gente. Molti dicono la polizia, il Parlamento, la politica, eccetera, no? E poi io do la mia risposta, che qua la posso anche anticipare, perché tanto l'ho detto già altre volte, non è un segreto, non è che svelo nessun segreto di Pulcinella. Dico che a scuola ci insegnano i famosi tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, e nessuno dice che c'è un potere, che è quello monetario, che sta sopra ai tre poteri che abbiamo detto prima. Ecco, questa sarà la mia risposta a quello che mi diranno le persone in piazza. Poi magari qualcuno mi sorprende, mi dà una risposta ancora più bella e ne prenderemo atto. Poi, ecco, la parola solidarietà. Questa è una parola che userò tantissimo, perché per me dobbiamo capire che dobbiamo buttare nel cesso la parola competitività, competizione, mondo globale, dobbiamo competere, competitivo, vantaggio competitivo, eccetera, eccetera. Queste parole dovremmo cancellarle dal vocabolario, dobbiamo chiedere all'Accademia della Crusca di cancellare competitività e casomai mettere pecoglioni e sottolineare solidarietà. E a questo punto farò proprio l'esempio, che me lo sparo, così poi diciamo, tanto l'ho già detto una volta, è un esperimento molto bello, quello del convegno dei palloncini. Lo conosci questo esperimento del convegno dei palloncini? No. Allora, tanto dura un minuto, lo racconto molto velocemente. Un signore a un convegno aveva queste 50 persone che ascoltavano e dà un palloncino a testa, già gonfio, e dice: per favore scrivete su questo palloncino il vostro nome. Dopodiché chiede a tutti gli astanti di uscire dalla sala e lui butta i palloncini così a caso all'interno della sala, li fa rientrare e dice: avete 3 minuti di tempo per ritrovare ciascuno il proprio palloncino. Lui avvia il cronometro, scadono i 3 minuti, a parte forse qualcuno che l'aveva trovato, ma erano tutti che si davano gomitate, tutti proprio scapeddate, scammesate, tutti distrutti, e praticamente nessuno aveva il proprio palloncino in mano. A quel punto lui dice: come vedete, l'esperimento è fallito miseramente. Adesso vi do un suggerimento. Ognuno di voi prenda un palloncino a caso, il primo che ha vicino ai piedi. Lo prenda, quindi tutti i 50 hanno un palloncino in mano, e andate a consegnare il palloncino che c'è scritto, per esempio, Giuseppe, a Giuseppe. Il palloncino che c'è scritto Angelo, ad Angelo, e così via. E in un minuto e mezzo ognuno aveva il palloncino col proprio nome in mano. Cosa dimostra questo esperimento? Dimostra che fino a quando pensiamo ai cazzi nostri, alla competitività, ci sgomitiamo, magari finiamo l'esperimento con un occhio nero e non abbiamo il palloncino in mano. Se invece cerchiamo di cooperare, alla fine, quindi cedendo solidarietà, uso una parola forse abusata, amore, alla fine la solidarietà e l'amore ci ritorneranno, ma non perché ce li dobbiamo aspettare, che poi se non ci arriva subito diciamo cazzo mi hanno fregato, no, semplicemente tu dona, comincia a donare, vedrai che arriverà il momento in cui qualcun altro lo donerà e sarai tu quello a riceverlo, ecco. Anche il dono è una moneta. Anche il dono è una moneta, assolutamente. Mi fa piacere, perché io avrò scritto almeno 3-4 articoli quando scrivevo su Rinascita o sull'attualità, e un capitolo sul mio libro parla proprio di questo, cioè che la competizione in una società civile non ha senso di esistere, non deve esistere. In una società si chiama civile, in cui al primo posto c'è appunto il sociale. Quindi mi fa piacere che poi alla fine si arrivi sempre all'unica verità, alla stessa verità.
Io prima di andare via, sto quasi per andare via, ancora 5 minuti, volevo suggerirti una cosa di questo tipo, non so se forse già ci hai pensato. Magari preparati 5 domande, le stesse, e per i sindaci che vorranno, naturalmente domande sulla sovranità monetaria, sulla banca, sul signoraggio, domande un po' cattivelle, e su tutte le città in cui tu andrai farai sempre le stesse 5 domande e li filmerai naturalmente per chi lascia la liberatoria. Secondo me poi in post produzione verrebbe fuori un bel lavoro. Ma guarda, io accetto molto di buon grado questo tuo suggerimento. Considera che, vabbè, io lì sarò in diretta, naturalmente registrerò. Non ho capito bene se tu hai nominato i sindaci. Secondo me il numero di sindaci che verranno in piazza sarà un numero tondo, cioè zero. No, intendevo dire, perché tanto tu la diretta, non so, la farai alle 5 di pomeriggio, alle 8, non lo so. Però nella giornata magari arrivi il mattino, vai dal sindaco e gli cominci a dire: ma è vero che non ci avete soldi, si è mai chiesto il perché? No, così. Ok. No, questa potrebbe essere una buona idea. Perché no? Perché no? Ci possiamo pensare, si può fare. Io non lo so, perché considera che mi devo muovere da una città all'altra. La mia idea era quella che una volta che arrivo in città me ne vado direttamente in piazza e sto lì un'ora, 2 ore, quello che è, e poi mi sposto magari in un'altra piazza e magari anche in un'altra città, perché il mio obiettivo sarebbe quello di coprire in questi 4 mesi che vanno da marzo a giugno quante più piazze possibili, magari anche 2 o 3 piazze della stessa città e poi spostarmi di città. Vorrei dire una cosa, così, scusa Salvo, prego. Naturalmente puoi prenderti tutto il tempo per rispondermi, perché 3 anni fa feci una lettera aperta ai sindaci io, e la inviai a un po' di sindaci. Allora magari capisco che andare lì, fare l'intervista eccetera eccetera, però puoi preparare una lettera intestata Salvo 5.0 e anche Accademia della Libertà, in cui gli scriviamo, sai, perché proprio una lettera aperta, e gliela consegni, gliela lasci a tutti i sindaci. Questo si può fare sicuramente, soprattutto se c'è qualcuno che mi dà una mano, perché io ti dico la verità, Giuseppe, io ricevo, non voglio fare lo sborone, ma credo 10 minimo, forse 20 email, messaggi su Facebook eccetera, con dei suggerimenti che molto spesso sono delle figate incredibili, però purtroppo fin quando gli esseri umani che si rapportano con me si limitano a dare un suggerimento e basta. Siccome io non è che sono come Paragone, come Floris, che ha una redazione di 200 persone, e allora quello fa le telefonate, quello contatta quello fa quello, e allora cosa fai tu? Io faccio tutto da solo, purtroppo, o per fortuna, dipende da come la si guarda. Allora, l'idea mi piace moltissimo, non so se io ci riuscirò a fare le lettere, stamparle, indirizzarle, mandarle ai sindaci in anticipo rispetto alle tappe, eccetera, eccetera. Quindi, se c'è qualcuno di chi ci sta ascoltando che gradisce questa cosa, quando arriveranno le proposte di domande da parte di Giuseppe, le potremo condividere, e se chi magari già mi scrive che mi ospiterà, mi darà l'insalata, la minestra, la presa per caricare la macchina, si prende la briga anche di mandare la lettera al sindaco, ecco, allora a quel punto le speranze che questa cosa vada in porto sono molto elevate. Se devo fare io da solo, è difficile. No, allora hai perfettamente ragione, perché questo stesso male lo accusiamo anche noi di Accademia, nel senso che ci arrivano brillanti idee, ma siamo pieni di i cassetti sono pieni di brillanti idee, poi chi deve mettere in atto, in pratica, le cose, alla fine non c'è, spariscono tutti. Su questo hai perfettamente ragione. Però io insisto su sta cosa, se vuoi le prime 100 te le stampo io, le prime 500 te le stampo io e te le spedisco con un pacco. Il contenuto della lettera, se vuoi, lo scrivo tutto io, ma vorrei che fosse pensato condiviso, insieme, no? Condiviso, certo. La cosa però interessante è che venga consegnata al comune protocollata, allora ti puoi far aiutare di chi ti ospita. Questo è bello, perché ha un forte valore protocollare una lettera che dice al sindaco: guarda, tu sei senza soldi, ma sappi che puoi fare una banca comunale. Certo, assolutamente sì. No, questa qua mi piace molto, e con un po' di collaborazione si può anche implementare facilmente, ma il problema non è la stampa delle 100 o delle 500 lettere, ma la consegna e la protocollazione,
Ok, anch'io me le posso stampare. Se tu mi mandi il testo, dico mi piace, non mi piace, ne parliamo un attimo. Una volta che il testo è congelato, le posso stampare anch'io 100, ma faccio print 100 copie, ho finito. Il problema poi è portarle al comune e farle protocollare. Quindi, invece noi potremmo pubblicare questa lettera in rete e quindi ogni amico o amica che mi ospiterà si prenderà la briga di prendere questa lettera e portarla al suo sindaco e farla protocollare. A quel punto veramente è una cosa fatta tutti insieme, cioè dobbiamo rendere la vita granulare e non un unico elemento, cioè dobbiamo dividerci tutto quanto, così come le grandi centrali fotovoltaiche da 2 megawatt sono belle da vedersi, ma sono una cosa assolutamente un controsenso. Io sono più per un impianto fotovoltaico da 2 kilowatt sul tetto di casa. Allo stesso modo, non ci vuole una redazione che manda 500 lettere a 500 sindaci, ma 500 persone che portano una lettera al proprio sindaco. Questo sarebbe l'ideale, secondo me. Bene, bene. Se vuoi, poi, visto che è campo mio, sull'energia a chilometro zero possiamo fare una trasmissione. Molto volentieri. Abbiamo lanciato questa idea e a questo punto vediamo chi si offre, chi si organizza in questo senso, potrebbe essere una bella cosa. Detto questo, io ti ringrazio di aver detto sul nostro, perché stiamo andando in diretta sui tuoi canali, se forse non era stato detto. Quindi ti ringrazio di aver esposto il progetto Pecoglioni Tour anche su Accademia e quindi invito anche i nostri amici a seguirti in questo senso, sia le dirette sia il canale e sia poi di andarlo a trovare se toccherà le vostre città. Detto questo, noi ci riaggiorniamo a breve a fare un'altra diretta insieme, anche perché abbiamo quell'altro progetto di cui parlare. Ti do la parola per 5 minuti, così poi io dopo esco e tu continui la tua trasmissione. No, ma la trasmissione la chiudiamo qua. Io a questo punto non aggiungo altro, vorrei solamente salutare gli ascoltatori, gli utenti di Accademia della Libertà. So che molti sono in comune, ma non tutti. Quindi quelli in comune praticamente stanno solo scegliendo se guardarci da una parte o dall'altra, però sono utenti di entrambi i canali. Ma sicuramente ci sono utenti che guardano solo uno o solo l'altro e quindi per tutti coloro che magari non mi hanno mai visto o mi hanno visto raramente, un abbraccio veramente a tutti gli amici di Accademia della Libertà. Naturalmente però non vorrei far sentire trascurati quelli di Salvo 5.0, un abbraccio anche a tutti voi. E finisco i miei 5 minuti che mi hai dato trasmettendo un video di 2 minuti che mi hanno messo nella chat di Salvo 5.0 che parla proprio di solidarietà, si intitola Competizione versus Biologia uguale Cooperazione del professor Emilio Del Giudice. Dura 2 minuti, quindi questo per completare i miei 5 che tu mi hai donato. Eccolo qui, Emilio Del Giudice. Competizione versus biologia. Eccola a voi. Si è costruita con sue leggi che non sono la conseguenza delle leggi della biologia, sono le leggi dell'economia, che in principio sono leggi diverse. La legge della biologia richiede la cooperazione, la legge dell'economia richiede la competizione. Quindi, in questo senso, l'economia è intrinsecamente un fatto patologico. Intrinsecamente un fatto che genera patologia, che genera malattia. Finora nella storia umana sarà stata nella preistoria. Perché nella preistoria? Perché la specie umana come tale non ha mai avuto la possibilità di formarsi, perché per formarsi la specie umana i suoi componenti debbono risuonare tra di loro. Lo possono fare? No. Ci insegnano che il principio della saggezza per l'economia è la competizione. Beh, la competizione è l'esatto contrario alla risonanza. Io come faccio a risuonare con uno se devo stare attento a che non me lo infili in quel posto? È evidente che non posso. Come faccio a risuonare con quello se devo competere con lui e debbo essere più bravo di lui? Perché il posto ce l'ho io, ce l'ha lui, ma non tutte e due insieme. E su questo credo ci sia poco da discutere, professori o non professori. Quindi, in questo senso, finché esiste un regime fondato sulla competizione tra gli esseri umani, il problema della salute e della felicità non potrà mai essere risolto. Gli psicologi potranno dare fondo a tutte le loro esperienze, potranno fare sedute a oltranza, gruppi, eccetera, però i loro risultati saranno transitori. Il loro povero paziente esce e viene informato
che lui nella sua azienda è di troppo e quindi viene licenziato. A questo punto tutto il lavoro psicologico fatto è perduto. Grazie. Straordinario, Giuseppe, che dire? Che dire di questo grande uomo che purtroppo ci ha lasciati, mannaggia la miseria. Ok, un caro saluto. Un caro saluto, grazie, grazie a te. Grazie Giuseppe, è stato veramente un piacere, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, tutti insieme, quelli di Accademia della Libertà, di Salvo 5.0, saluto te, saluto tutti loro, metto la sigla, oggi è stata veramente una bella giornata per questo canale, mi raccomando, anche domani, scusami Giuseppe, veramente un secondo, lo dico anche, mi permetti di pubblicizzare una diretta di domani anche per chi ci ascolta su Accademia, me lo permetti? Ok, allora cari amici, domani, ci sarà una trasmissione alle ore 16 il cui titolo è Dissonanza cognitiva, ok? Con Tommix, alias Tommaso Minniti e Mario 40. Ecco, chiedo scusa, io di questo non avevo preavvertito Giuseppe, spero che dice ma mi hai tradito, ma non credo, perché credo che sia un argomento veramente molto interessante. Domani alle 16, se volete, ci sarà questa diretta su Salvo 5.0, vi invito a seguirla. Bene, grazie ancora a tutti, Giuseppe un abbraccio, grazie per questa opportunità e ci vediamo non appena possibile, alla prossima. Ciao, ciao. Grazie a tutti, metto la sigla, eccola qua.